Buonasera dal telegiornale di Toscana TV. Oggi primo giorno senza mascherine all'aperto. Com'è andata? La nostra Caterina Gonnelli è stata a Firenze a vedere qual è la situazione del primo giorno senza mascherine. Buongiorno, lei lo sa che da oggi c'è la possibilità di non portare più la mascherina all'aperto, lei sì. Però ce l'ha. Io ce l'ho perché comunque si sente di questa variante Delta e non mi sento del tutto sicuro ad andare ancora senza la mascherina. Da oggi si sente più libero? Mi sento libero, ma praticamente io sono stato già vaccinato ambedue le fasi. Per me fuori era già una cosa assurda, cioè io già non la portavo quando potevo. Mi liberavo. Cioè, la tentazione di levarla c'è effettivamente perché col caldo è fastidiosa, però la sicurezza prima di tutto. La verità? Sì. È una pazzia. Perché ancora un alto percentuale della popolazione non è vaccinata. La cautela mi ha mantenuta sicuramente. Poi, visto anche il caldo, è piacevole stare senza. Sicuramente. Una conquista, tra virgolette. Ci siamo molti vaccinati, quindi abbiamo cominciato gradualmente a passare più tempo insieme, però secondo me avrebbe più senso forse fare uno sforzetto in più. Forse a livello mentale è comunque positivo avere maggiori libertà graduali, sento anche che qualcosa sta funzionando. L'esperienza della scorsa estate ci insegna che non è mai detta l'ultima parola. E non sento che sia cambiata molto la situazione dal solito, perché comunque guardando in giro anche ieri molta gente era senza mascherina all'aperto. Speriamo che sia giusto girare senza mascherina, anche se le notizie non sono confortanti, però bisogna ripartire. E oggi primo giorno senza mascherine, ma giornata per il ministro Speranza a Prato e a Firenze in visita ad hub vaccinali e strutture sanitarie. Si è definito molto soddisfatto del lavoro fatto in Toscana il ministro. L'obiettivo è una dose di vaccino a tutti entro l'estate. Il servizio. Visita istituzionale del ministro della salute Roberto Speranza stamani, prima a Prato al centro Pegaso nell'ex CREAF e all'ospedale Santo Stefano, poi alla Casa della Salute, alle Piagge, zona periferica di Firenze e al centro di cure intermedie di Villa Donatello, sempre nel capoluogo toscano, dove il ministro ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro straordinario dell'intero sistema e in particolare degli operatori sanitari riusciti a dare una risposta importante e positiva in un momento complicato per tutto il paese. Cure intermedie e il rafforzamento della rete territoriale sono un obiettivo che resta anche al di là della pandemia del Covid. Una delle ragioni per cui è fondamentale tenere alta l'attenzione è proprio la presenza delle varianti. La variante Delta sta crescendo in tutta Europa, l'agenzia europea, l'ECDC, ci dice che con tutta probabilità sarà prevalente nel giro di qualche settimana in Europa e quindi naturalmente anche in Italia. Oggi però siamo più forti, abbiamo un'arma in più. E l'arma è quella del vaccino. Tra i temi al centro della visita, il passaggio dell'Italia in zona bianca, il Green Pass già scaricato da 13.700.000 persone e il dibattito sull'immunità di gregge. Sull'immunità di gregge c'è un dibattito scientifico non semplice. Noi abbiamo un obiettivo invece molto netto e chiaro, offrire entro la fine dell'estate a tutti gli italiani che lo vorranno una prima dose di vaccino. Questo è il nostro obiettivo concreto e ci sono le condizioni per portarlo a termine. Una regione virtuosa la Toscana, ma che deve anche decidere sull'anticipo delle seconde dosi e la riapertura del portale. Se il portale ha avuto in questi giorni un atteggiamento, diciamo così, di cautela, è perché sappiamo che a luglio arrivano un numero di vaccini che sono poco più di 600.000 da parte dello Stato, il quale Stato li riceve dall'Europa, rispetto invece ai 900.000 che abbiamo avuto a giugno. Avremo la riapertura del portale per le modifiche di vaccinazione nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Intanto garantiremo a tutte le seconde dosi, e qui voglio rassicurare, le seconde dosi saranno assicurate a tutti. L'altro grande obiettivo è cercare anche di assicurare gli appuntamenti già fissati. E oggi una donna di 52 anni è morta verso le 12 travolta da un treno sulla linea tirrenica nel tratto compreso tra Quercianella e Rosignano. Sul posto è intervenuta la Polfer che ha effettuato i rilievi insieme ad un'ambulanza del 118. E noi invece ci spostiamo nella cronaca, inchiesta sul CEU e le evidenze che sembrano venire dai riscontri fatti sulla Stadia 429. Alessio Poggioni.
Secondo i primi riscontri, le indagini sulla strada regionale 429, quella al centro dell'inchiesta CEU sullo smaltimento illecito dei rifiuti inquinanti delle concerie, non lascerebbero spazio a interpretazioni. Il condizionale è d'obbligo perché ancora non è stato diffuso il resoconto ufficiale, ma soltanto una nota preventiva. Tuttavia, le prime indiscrezioni parlano di una presenza di cromo sotto la strada di almeno 10 volte superiore al normale. Preoccupazione dunque per i territori interessati da quell'arteria viaria, soprattutto nella zona che va tra Empoli e Castel Fiorentino, il tratto che conterrebbe in misura maggiore le sostanze inquinanti. Ieri i cittadini hanno organizzato un sit-in per chiedere interventi celeri, mentre il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, chiama in causa il governo Draghi. Serve un commissario governativo che si occupi della bonifica della 429, ha detto, perché la regione e i politici toscani sono troppo coinvolti in questa gravissima vicenda e non garantirebbero la dovuta trasparenza ed affidabilità. Ma sono gli stessi sindaci del circondario a volere risposte certe e interventi decisi sulla bonifica, così anche Brenda Barnini, prima cittadina di Empoli, che si è fatta portavoce degli amministratori della zona. Riteniamo sia assolutamente necessario che quel tavolo proposto dall'assessore regionale Monni, al quale dovranno partecipare ARPAT e i comuni interessati, venga convocato il prima possibile. Abbiamo bisogno di dare risposte certe ai cittadini rispetto a quello che sia effettivamente lo stato dei luoghi del nostro territorio, di quel pezzo di 429, di dare risposte rispetto alla necessità di interventi di bonifica nei tempi con cui dovranno essere eseguite e di rassicurare quindi i cittadini sul fatto che non ci sia un pericolo imminente per la salute pubblica. E sono 389 i positivi al test coronavirus in Italia in questa giornata, è il dato nazionale. Noi ci spostiamo a Grosseto perché due operai di 51 e 40 anni sono precipitati dal loro cestello mentre stavano cambiando delle lampadine di un'insegna ad un'altezza di circa 5 metri in un distributore di benzina appunto a Grosseto. Per cause in fase di accertamento, il cestello fissato sopra il camioncino portagru si è staccato all'improvviso ed è precipitato a metà altezza, dove si è poi bloccato. I due uomini sono stati sbalzati fuori finendo sul marciapiede. Immediato l'intervento dei soccorsi. E ci spostiamo invece su un'altra notizia: dal Pride in Toscana in 5.000 in 6 piazze, erano 600 a Firenze a gridare approvate il DDL Zan. È stata un'autentica festa il Toscana Pride 2021, 6 le piazze coinvolte, da Arezzo a Livorno, a Pisa, a Siena, Pistoia e Firenze, dove alle Cascine, in piazza Le Kennedy, erano oltre 600 le persone per chiedere diritti. Al grido di liberiamo i diritti, facciamo rumore, si sono svolti interventi politici, letture e performance artistiche. L'obiettivo era quello di far sentire la propria voce, richiedere l'approvazione immediata e senza tagli del DDL Zan, una festa colorata con tamburi e applausi di tutta la piazza. E oltre alle bandiere rainbow e i fischietti c'erano anche poche bandiere politiche: Sinistra Italiana, Rifondazione è possibile, meno politica e più interventi di persone che avevano voglia di fare rumore. Intanto sta diventando realtà il patto per l'inclusione toscana, con la regione in prima fila a fianco di Toscana Pride. Siamo pronti a sederci ad un tavolo con la regione perché crediamo che solo collaborando si possa avanzare insieme, ha dichiarato Luca Dieci, il portavoce del comitato. Abbiamo raccolto la disponibilità della giunta Giani e dunque ci sono tutti i presupposti per raggiungere obiettivi concreti in grado di cambiare la vita delle persone e rendere la Toscana terra ancora più accogliente ed inclusiva. C'è un presunto giro di fatture false per 30 milioni di euro dietro il maxi sequestro disposto dalla Guardia di Finanza di Prato nei confronti di un consorzio di cooperative operante nel campo della fornitura di servizi e di facchinaggio e trasporto, appunto con sede a Prato. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni mobili e immobili per un totale di 14 milioni di euro. Gli indagati, tra cui 13 albanesi e 3 italiani, risultano residenti nelle province di Bologna, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, tra
loro anche l'amministratore unico del consorzio, un 49enne originario dell'Albania e un 31enne connazionale considerata amministratrice di fatto. Gli indagati sono accusati a vario titolo dei reati di emissione o utilizzo di fatture. E adesso invece ci andiamo subito a collegare con il Parco delle Cascine, con le pavoniere. La vediamo già, Greta Beccaia. Ciao Greta, un evento a tema sportivo, si riparte anche nello sport, raccontaci cosa sta succedendo. Ciao Dario, grazie del collegamento. Come anticipato, siamo qui alle Cascine, proprio un evento sportivo dedicato allo sport a 360 gradi e organizzato dall'Unione Italiana Sportiva Sport per Tutti, la UISP. Un evento che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport come ripartenza, lo sport anche come fenomeno sociale, strumento di socializzazione. Stanno adesso parlando sul palco Cosimo Guccione, assessore allo sport al Comune di Firenze, c'è anche Luca Lotti, Tiziano Pesce, presidente UISP nazionale, Simone Cardullo, presidente CONI Toscana, Fabio Giorgetti, delegato provinciale CONI Firenze, Barbara Felleca, consigliera al Comune di Firenze e Marco Ceccantini, presidente UISP Firenze. Tra l'altro abbiamo anche intervistato precedentemente Luca Lotti, ascoltiamo le sue parole. Quanto sono importanti le riforme nel mondo dello sport, soprattutto in questo periodo di post-pandemia? Ah, io credo sia importante intanto far chiarezza, perché ultimamente lo sport non ne ha avuta, ci sono stati troppi interventi, troppe norme che si sono accavallate e non c'è stata una chiarezza. Quindi intanto cerchiamo di far chiarezza su quello che è necessario per lo sport dal punto di vista delle riforme in generale, ma anche per far ripartire questo settore, perché lo sport di base soprattutto ha bisogno di ripartire, è diciamo la spina centrale del nostro movimento e noi vogliamo cercare di parlare, di far capire quanto è importante, proponendo anche delle soluzioni. Questa sera è questo dibattito che l'UISP di Firenze ha organizzato, è una di queste e sono ben contento di poter dare il mio contributo. Lo sport è da sempre una ripartenza, è da sempre un movimento che aiuta dalla base a far ripartire e a educare soprattutto, e quindi momenti come questo nei quali si propongono idee, si danno delle interpretazioni a quelle che devono essere le norme, ma non solo, da mettere in campo. Parleremo, mi immagino e credo, anche di risorse e di politiche sportive attive, penso alla questione di genere che è importantissima e che oggi verrà sollevata, ed è un modo per far capire che non esiste una materia secondaria e che lo sport deve essere a tutti i livelli prioritaria come argomento da discutere in Parlamento e nella nostra società. Grazie mille. Un'ultima domanda riguardo allo sport, ma in particolare agli azzurri, visto che venerdì la nazionale italiana sarà contro il Belgio. Cosa si aspetta? Ma intanto ci hanno fatto ben pensare nelle ultime partite, anche la partita con l'Austria è stata una partita sofferta ma con un risultato che ci ha visto passare ai quarti, quindi noi speriamo di vedere la stessa squadra, lo stesso impegno visto con gli austriaci e ovviamente senza mettere limiti alla provvidenza speriamo di arrivare più avanti possibile. E insomma Greta, abbiamo sentito le parole dell'onorevole Luca Lotti, l'abbiamo sentito parlare anche della nazionale italiana, insomma un convegno che vediamo dietro di te molto partecipato, cioè ovviamente elencato le varie istituzioni che stanno partecipando, grande ovviamente la partecipazione da parte delle istituzioni toscane e fiorentine, maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ti chiedo semplicemente un commento anche a te Greta, poi ovviamente ti conosciamo, il venerdì ti vediamo sempre, abbiamo sentito un Luca Lotti sulla nazionale molto positivo. Dialogo tra le istituzioni. Sì, Luca Lotti sulla nazionale molto positivo, spera che il cielo diventi sempre più azzurro, ovvero la vittoria degli azzurri contro il Belgio. Ti restituisco la linea e buon telegiornale. Grazie mille a Greta Beccaia per essere stata con noi. Noi invece ci spostiamo, restiamo sempre nelle tematiche legate al calcio, perché oggi è stata una giornata interamente fiorentina per Vincenzo Italiano, ormai quasi ex allenatore dello Spezia, ma cosa ha fatto il mister nativo di Karlsruhe? Guardate qua.
Giornata fiorentina per Vincenzo Italiano, l'allenatore nativo di Karlsruhe, dopo il summit di ieri in un noto albergo di Bagno a Ripoli. Ha iniziato la mattinata proprio dove si era ritrovato ieri sera coi dirigenti della Fiorentina. Poi intorno alle 12.30 si è spostato in via Valori, appena fuori dai viali di circonvallazione, dove è stato per oltre un'ora in un noto studio notarile. Pomeriggio ancora di incontri in viola con il ritorno in albergo, dove è arrivato anche Nicolas Burdisso prima e intorno alle 16.30 anche il direttore generale Gio Barone. Italiano insieme al suo staff è poi rimasto in albergo fino a sera. L'indecisione ancora è dovuta dal contratto precedentemente firmato con lo Spezia e i rapporti con i Platec. Il clima con i Liguri è teso e Italiano non ha nemmeno accennato ad un sorriso uscendo dallo studio notarile. L'ufficialità sembra vicina, domani forse il giorno giusto. E appunto sull'ufficialità la stiamo tutti aspettando, i maggiori aggiornamenti per quanto succede in casa fiorentina alle 21.15 con Simone Pagnini. Torna l'ultimo appuntamento stagionale per questo ovviamente periodo con trentesimo minuto. Oltre a Simone Pagnini ci sono anche Renzo Olivieri, Leonardo Petri e tantissimi altri ospiti. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, restate su Toscana TV.